Amici del canale, nuovi iscritti, bentornati. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che si sono iscritte nel corso degli anni, ma anche e soprattutto quelli che sono iscritti più recentemente e che mi onorano della loro fiducia. Vi ringrazio ancora una volta e oggi vorrei parlarvi di un obiettivo fotografico, cosiddetto vintage, che appartiene cioè a quella categoria di obiettivi che vengono definiti vintage e sono generalmente messi a fuoco manuale. Quelli di cui mi occupo generalmente io sono quelli di origine sovietica, mi affascinano particolarmente e ci sono affezionato. Prendiamo in considerazione quindi il Mediotele Jupiter 9 85 mm F2. Eccolo qua. Questo è il Mediotele Jupiter 9 85 mm F2 di produzione sovietica. Si tratta di un obiettivo dell'ultima generazione perché questa lente è stata realizzata grosso modo in 5 modelli diversi. La prima addirittura la riconoscete perché è quella cromata. Ecco, io purtroppo ne avevo una di quelle che però mi ha dato un sacco di problemi. Poi alla fine i diaframmi si sono bloccati e niente, l'ho persa. Ho ritrovato questa come vi dicevo, uno degli ultimi modelli, è del 72 perché la produzione iniziò subito dopo la guerra, alla fine degli anni 40, primi anni 50, con la realizzazione di questo obiettivo che altro non era se non la copia dello Zeiss Sonnar. Adesso non stiamo nuovamente a ripetere le solite cose dette a proposito della produzione sovietica fotografica subito dopo l'occupazione della Germania nazista, però i primi esemplari venivano commercializzati avendo prodotto ottiche con gli stessi materiali utilizzati in Germania, quindi quelli assomigliavano ancora di più allo Zeiss Sonnar. Che dire di questo obiettivo? Quest'ottica, adesso vi tolgo i tappi per farvi vedere, ha la caratteristica di avere ben 15 lamelle e questo è una cosa apprezzabile quando lo si usa con l'intento di realizzare dei ritratti, soprattutto, ed è l'intento per cui lo uso, l'ho preso io e vorrei usarlo. Ma vi devo dire subito, per quanto vi anticipo che pubblicherò alla fine del video, come spesso avviene, delle fotografie realizzate con questo obiettivo. Purtroppo i soggetti non sono come avrei voluto, le modelle, perché il ritratto ovviamente va apprezzato, secondo me, con la bellezza femminile. È una cosa mia particolare, non prendetela come un atto di maschilismo, che a me piace la bellezza, soprattutto la bellezza femminile. Quindi quando parlo di ritratto io penso a un volto femminile. Purtroppo adesso non ho la disponibilità, le cose cambiano. Una volta era molto più facile, adesso per una serie di motivi un po' meno. Quindi ho voluto provare questo obiettivo, ma non avevo la disponibilità di nessuna delle ragazze che conosco, perciò ho fotografato, come vedrete, dei papaveri oppure degli alberi, file di alberi, per mettere in risalto l'effetto sfocato che produce questa bella ottica. Allora, la ghiera dei diaframmi è questa esterna e ha i valori che vanno da F2 a F16. Il sistema è abbastanza semplice perché una volta impostato il diaframma in relazione, in corrispondenza di questo puntino, perché adesso abbiamo F16, vedete, il diaframma è chiuso, no? Si vede. Agendo su questa ghiera sotto, che è fluida, noi otteniamo l'apertura del diaframma, vedete? Ok, apertura e chiusura così, agendo come riferimento su questo puntino che c'è sulla ghiera sottostante, cioè quella che agisce in maniera fluida e che apre o chiude il diaframma dell'obiettivo. Vedete, adesso lo faccio rivedere. Se poi impostiamo, per dire, il valore anziché 16, lo portiamo
ha un valore intermedio, come può essere per esempio, adesso un attimo, ecco, lo portiamo a 5,6. Questo sistema di apertura di diaframma nella ghiera sottostante, adesso vi faccio vedere, servirà per aprire o chiudere il diaframma fino al valore di 5,6. Ecco, e più non chiude. Questa sotto è la ghiera che aziona la messa a fuoco. Vedete? E la distanza minima di messa a fuoco è 80 centimetri. Non è proprio un obiettivo macro. Questo obiettivo è stato realizzato nel 72 e, come abbiamo già detto tante volte, nella maggior parte della produzione sovietica, le prime due cifre, il numero di serie, indicano l'anno di produzione. Il passo è a vite, in questo caso M42. Sono stati realizzati nel corso degli anni obiettivi con passo a vite 39, 42, oppure attacco Kiev Contax, e, insomma, diversi esemplari, diversi tipi di realizzazione, e come accade spesso nelle ottiche sovietiche oppure nelle apparecchiature in generale sovietiche, non è detto che lo stesso modello sia uguale al modello successivo, perché anche dal punto di vista della resa, perché il controllo qualità nell'ex Unione Sovietica era particolarmente basso. Poi dopo si sente dire un sacco di cose che io non credo che possano essere tutte corrispondenti al vero, in negativo riguardo alla produzione sovietica, ma io sono appassionato di macchine e obiettivi sovietici, posso garantire che comunque funzionano, per quanto si possa dire il contrario. Lo vedremo poi con una macchina che presenterò prossimamente. E non lo so perché c'è questa mania di ingigantire nel bene o nel male i prodotti sovietici. Come per esempio riguardo a questo obiettivo, che è un ottimo obiettivo, secondo me, qualcuno lo definisce una leggenda, ho visto, cioè una leggenda. È un ottimo obiettivo. Adesso, leggenda. Boh. È un obiettivo, un buon obiettivo, realizzato bene, tutto in metallo e ferro, e svolge degnamente il suo compito. E poi vedremo, mi giudicherete anche voi dai risultati che si possono ottenere. Cosa posso dire a proposito di questo obiettivo dopo averlo usato? Che cosa ho riscontrato? Allora, quello che ho riscontrato io, ho voluto confrontarlo col giudizio di altri utenti, preso su internet, così letto qua e là. La cosa principale è che abbiamo detto la costruzione è buona, l'obiettivo è solido, bello pesante, le ghiere sono fluide, non ci si può lamentare. La resa cromatica mi sembra buona. La cosa che ho notato è che a tutta apertura rende uno sfocato molto morbido, molto pastoso. Allora, questa è una cosa che può piacere o meno, certo, non è la nitidezza estrema quella che si può pretendere da un obiettivo del genere a tutta apertura. Le cose migliorano molto se cerchiamo nitidezza, io direi da 4, F4 in su. Però a me piace come rende lo sfocato. Purtroppo, come ho già detto prima, non mi piace ripetermi, vorrei provarlo nel ritratto puro. Vedremo, vedremo se riesco a farlo, magari posterò qualcosa. Altra cosa, è un obiettivo manuale. Il limite di questa ottica può essere quello, ma d'altra parte dipende dal genere fotografico che prediligiamo. Cioè, io faccio il ritratto, non mi serve un obiettivo particolarmente veloce. Con cui abbia una messa a fuoco istantanea, non faccio fotografia sportiva, però ecco, chi è che si dedica alla caccia fotografica e alla fotografia sportiva, un
Ovviamente questo lo deve lasciare da parte, ma anche altri obiettivi autofocus, comunque se non è un autofocus super veloce o particolarmente prestante, si fa fatica. E poi cos'altro? Il passo a vite, però con un anello adattatore, come vedremo poi dopo, è facilmente utilizzabile. Dalla sua, ecco una cosa, ecco questo, molti ho letto, ma perché per quello che va, per quello che costa, vale, per quello che costa, quello che costa. Cioè, non è che te lo regalano un obiettivo così, cioè, sta cosa che le robe russe costano poco, ma mica è sempre vero. Non è sempre vero, questo obiettivo qui, io penso, a parte che è difficile da trovare, provate a cercare, ma è difficile da trovare, meno di 100, 120, 130 euro non lo trovate, adesso, qui tanto, tanto economico non è. È un ottimo obiettivo che io uso personalmente così, per divertimento. Se devo fare fotografie di ritratto, adesso come adesso uso l'85 Nikon, che poi questo non è neanche l'ultimissima versione, è un 1.8 per carità, niente di trascendentale, però ha delle ottime prestazioni. È l'85 1.8 della serie D che uso sulla Nikon D750. Adesso non chiedetemi, non è una comparazione, semmai ecco la posso fare più avanti, sì, ma non, questo è solo titolo di cronaca, cioè questo che uso, quello che uso è questo. Questo è l'equivalente, questo è 1.8, questo è 2, però questo è autofocus e questo qui è manual focus. Come ho già detto, per il ritratto è quasi indifferente, però sono tipi di costruzione e di tecnologie diverse. Allora, abbiamo detto quindi quest'ottica che ha il passo M42 vite può essere utilizzata su tutte le mirrorless, per esempio avrei voluto utilizzarla sulla Fuji X Pro 3, però considerando che si tratta in quel caso di una PSC avrei avuto un angolo di campo inquadrato diverso, avrei dovuto moltiplicare 85 per 1,5 e avere l'angolo di campo inquadrato corrispondente. Ho voluto invece provarla su una full frame in modo tale da vedere l'inquadratura corrispondente alla precisa lunghezza focale. Per far questo, quindi, ho utilizzato, come in altri casi, questo anello adattatore dedicato a Nikon, che praticamente da attacco a vite M42 passa a Nikon F sulla mia D750. Allora, mettiamo l'anello adattatore che deve avere una lente in vetro di correzione in modo tale da poter utilizzare anche all'infinito e avvitiamo l'obiettivo come si trattasse di un attacco a vite. Ecco qua, questo è l'obiettivo montato sulla macchina, la conformazione come viene resa alla fine praticamente. Niente di trascendentale, l'obiettivo non particolarmente grande, vedete? Cioè, non è grande. E va sulla mia macchina. Ecco. Che ne dite? Vi piace? Allora, questo certo non vuole esaurire completamente l'argomento, era soltanto un modo per presentare quest'ottica, come ho fatto in passato e come continuerò a fare per le ottiche, in particolare per le ottiche sovietiche, insomma, mi capitano parecchie e mi piace provarle, mi piace condividere i risultati con voi. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi invito a vedere, come ho detto all'inizio, le foto scattate, fatemi sapere cosa ne pensate e in più vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale. Siamo arrivati quasi a 1000, no, qua siamo arrivati a 1499 in questo momento e quindi siamo 1500 iscritti, devo dire la verità, è andato oltre quello che pensavo. Quindi grazie ancora, grazie a tutti, vi rimando al prossimo video, buona serata.